Krishna प्रेमा Pradaya बरत्रम् ततो ममान्यस्ते गतिर्नगम्यो राध राधराक्षम Cetanya Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sicetania Chaitanya Madhya Lila, capitolo ventunesimo, l'opulenza e la dolcezza di Sri da una parte c'è l'opulenza e dall'altra c'è la dolcezza. Quindi qui vediamo che Brahma va a visitare Krishna, Dvaraka, e resta perplesso perché Krishna chiede quale Brahma è venuto e Brahma pensava di essere l'unico. E così resta perplesso. Quando tutte le corone, questi, tutti questi Brahma, con molto diversi uno dall'altro, si piegano per fare gli omaggi a Krishna, le corone, come spiega qui, quando tutte le corone colpirono insieme il suolo ai piedi di loto di Krishna, si udì un suono tumultuoso. Sembrava che le corone stesse <coughs> volessero offrire preghiera ai piedi di loto di Krishna. Yoda ate brahma rudradi caraye stavana, bada kripa karila Pramu, de kaila charana. A mani giunte, tutti i Brahma e i Shiva cominciarono a offrire preghiere a sicristo, sì dicendo: «O oh Signore, mi hai mostrato una, un grande favore, permettendomi di vedere i tuoi piedi di loto. Ripetiamo che queste non sono <coughs> manifestazioni mistiche eh, di poteri, so, è una cosa reale, sono realmente persone di fronte alla persona suprema. Dio non è un mago, cioè è anche il mago supremo, no? ma ciò che manifesta lui... È reale come lui stesso, perché lui stesso, infatti, come abbiamo letto ieri, tutti queste manifestazioni si rassorbirono nel suo corpo. Eh? La rupa, il, la forma del Signore, Am Prabhava è, è tutto. Baghia more bola hai dasa anghicari, con agghia aia tahan cari siredari. Poi tutti dissero: È stata una grande fortuna per me, o oh signore, che tu mi abbia chiamato, considerandomi un tuo servitore. Capite, sono persone, non è un'immaginazione. Ora dammi i tuoi ordini, in modo che possa tenerli sul mio capo. Cioè, qui nella nostra razionalità possono sorgere tante domande, ma se loro stavano facendo i loro compiti, come hanno fatto a venire tutti insieme? Cioè, vediamo che eh, eh, se, se organizzo una grande eh, cerimonia in una città, no? quando ci sono le Olimpiadi, o, che ne so, eh, immaginiamo, avete visto? Devono organizzare tutto il traffico, arrivano tutte queste persone, ma ci sono i posti dove stare. Cioè, noi ci poniamo queste domande, ma qui bisogna utilizzare, entrare in un'altra dimensione, in un'altra realtà trascendentale. No? Ma questi Brahma cosa facevano? Stavano facendo i loro qua all'improvviso? Sono stati rapiti dalla loro posizione per essere portati lì? Capite, queste sono domande che nascono da una realtà limitata. Cioè dobbiamo incominciare a entrare in questa nuova realtà, in quest nella realtà originale. Altrimenti significa che noi diamo più credito a questa realtà condizionata e temporanea che quella originale. Dice, ma qui non c'è logica. No, la logica è qui, in questo mondo. Ma allora io vi, vi pongo una semplice domanda, cioè, sappiamo che tutto è fatto di piccole, piccole particelle atomiche no? o, o altro. Allora, che cos'è la realtà? Capite? Cioè, non possiamo vederla solo da un aspetto, dovremmo, dovremmo essere consapevoli di tutto lo spettro del, delle, delle ragioni, del. De, 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 dello stato delle cose e qui Siciletania ci guida proprio a comprendere piano piano la realtà spirituale suprema Krishna Kai Toma Sabe Dekite Citta Aila Tata Lagi E Katani Saba Bolahila se Krishna rispose, vi ho chiamati tutti qui perché volevo vedervi tutti insieme. Krishna ha un desiderio e Balarama lo soddisfa. In realtà tutto questo è possibile grazie a Balarama. La verità assoluta è divisa in tre realtà. Sat, Chit e Ananda. Sat e Balarama. È l'esistenza, l'eternità, cit è la conoscenza, la coscienza e ananda è la beatitudine. Queste tre personalità che in realtà sono un'unica cosa, ma allo stesso tempo si manifestano in tre realtà, sono la verità assoluta. E noi li conosciamo personalmente come Balarama, Krishna e Simati Radarama. Tutto nasce in, in, da questa verità assoluta. Krishna qui ha il desiderio, dicevo, avevo il desiderio di vedervi. Allora uno di nuovo potrebbe chiedersi, ma allora questo è nato dal fatto che è arrivato un Brama? Il Lila va gustato. Queste domande sono domande che nascono dentro di noi, non sono nella verità assoluta. Questo è l'ego, separato. Stamattina meditavo su un verso che tutti noi conosciamo, che spesso beh, citiamo, è lo slogan che viene citato dal Maestro spirituale al momento dell'iniziazione. Cioè, e ogni volta che ci penso trovo de, degli aspetti diversi. E questo verso dice: Apavitra pavitrova sarvavastam gatopiva jasmare pundarika Ksham. Savaya Viantara Suci. Allora dice puro o impuro tu puoi essere in una condizione pura, secondo che canone, non importa, puro o impuro, puoi aver attraversato tutte le condizioni materiali, ma adesso Yasmaret. Allora mi soffermavo proprio su questo smaret, smaret, smarana. Se tu adesso ti ricordi di Pundarikaksha, colui che ha gli occhi di loto, svanisce tutto, tutti i tuoi peccati, tutte le cose, ritorni nella realtà. Pundarikaksha, savaya vyantara suci. Allora, mi interrogavo, ma che cos'è questo ricordarsi di Krishna? Allora prendo una fotografia, lo guardo e, 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 e tutti i miei peccati sono puliti? Cosa significa? Cosa significa Yasmaret Pundarikaksha? Questa è la fede. Per avere questa fede... Bisogna acquisire le stesse qualità della fede. Cioè bisogna comprendere che noi siamo sempre nella realtà trascendentale. Krishna non ci abbandona mai, ma noi possiamo, nella nostra piccola indipendenza, avere un desiderio, che non è il, il, il smarana di Krishna, non è pensare a Krishna, ma è pensare a quell'altro. Quello ci, ci, ci porta subito in un'altra direzione. Ed ecco perché il verso più importante della Bhagavad Gita è Pensa sempre a me. Capite? Allo stesso tempo è una la, la cosa più semplice che ci sia è la cosa più difficile che ci sia. Perché quello di Yasmaret, se tu ti ricordi di Pundarikaksa, eh, colui che ha gli occhi di Loto, allora cosa significa questo ricordo? Che tu diventi cosciente di Krishna. C'è un'azione per diventarlo e il tuo, deve essere il tuo profondo desiderio. Non c'è un'azione per farlo, non c'è un'azione nell'energia che ti può portare lì. Deve essere tutto il tuo cuore e viene detto che anche solo una volta se sinceramente dici Krishna io sono tuo e tu sei mio, e quello è il significato di Asmaret, allora uno dice, vabbè, adesso lo dico, Cristo, io sono tuo e tu sei mio, ma se io fra due minuti poi agisco diversamente da questo, e allora non l'ho detto, nemmeno l'ho pensato. Questo è il difficile. Il facile è pensarlo. Allora questo pensiero deve diventare costante. Signore, io sono sempre in te, nel tuo abbraccio d'amore. Lo dobbiamo dimostrare quando succedono cose che sembrano l'inverso. Questo è l'ultimo sloca della, della sissastica di Siceitani. Se noi ci fissiamo in questo, sia in ciò che riteniamo bello o ciò che riteniamo brutto, siamo sempre con Cristo. Quello significa Yasmaret. No? Allora non dipende da qualche cerimoniale, da qualche, ma proprio dal profondo desiderio del cuore. E il maestro spirituale ci aiuta a fare questo. I devoti e le scritture ci aiutano a fare questo. A incoraggiarci, a farci vedere che questa è la via giusta. Vi ho chiamati qui, dice Krishna, perché volevo vedervi tutti insieme. Suki, Hao, Sabe, Kichunai, Dahitabaya, Tara, Kai, Tomar Prasade, Sarvatra, Ijaya. Dovreste essere tutti felici. Co cosa significano queste parole? Dovreste essere tutti felici. I demoni vi causano qualche problema? E si risposero per la tua misericordia. Siamo sempre vittoriosi. Come leggiamo queste parole? Come le leggiamo? Entriamo in una, in una epica battaglia? Eh? Usiamo la fantasia per vederci un bel film. Questo riguarda strettamente noi, dovreste essere tutti felici. C'è qualche problema? Se c'è qualche problema, significa che pensate di poter risolvere le cose per conto vostro e si risposero per la tua misericordia siamo vittoriosi su tutti i fronti ma noi non possiamo da una parte dire signore signore aiutaci e poi dopo invece eh qui cosa può fare il signore devo, devo vedermela io capite ma se noi ci affidiamo al Signore, dobbiamo accettare anche il suo responso che non è sempre quello che pensiamo noi. Capite? Questo è l'abbandono. Perché chiaramente se noi abbiamo un problema lo vogliamo risolvere come pensiamo noi. Ci viene fatta un'ingiustizia, perdiamo del denaro, noi vogliamo recuperarlo perché pensiamo che questa è la giustizia. Il Signore potrebbe decidere diversamente. Cioè, capite dov'è il difficile? Noi pensiamo che il, il, il desiderio del Signore sia sempre quello migliore per noi, cioè nella giustizia. Ma non è così. Non è così. Vi posso vi posso, beh, io vi faccio sempre l'esempio principale che è quello che conosciamo tutti di Arjuna. Arjuna ha un'altra visione della battaglia. Lui vorrebbe che finisse in un altro modo. Capite? Questo siamo noi lui dice "Ma perché ci dobbiamo massacrare fra di noi? E dopo le donne resteranno senza marito, i figli senza padri, sarà un disastro. Capite? Questa è la nostra giustizia. Non è quella di Dio. Ora allora, amore non significa solo fare belle cose, sante sagge cose, assolutamente. Questa è la religiosità ma significa abbandonarsi Arjuna soffre pensando a quello che il Signore gli ha chiesto e gli dice non è giusto Signore ma come prima preghiamo Signore Signore aiutami e poi gli diciamo non è giusto capite dov'è la discrepanza ecco perché siamo in questo mondo ancora a lottare non ce ne accorgiamo a volte, perché con tutta la nostra intelligenza diciamo: questa è la cosa giusta, questa è la cosa religiosa, questo è l'amore. Ma non è mica detto: non è così. L'amore è un'altra cosa. Sanprati prativite yeba yaci labara. Avatirna anataha karila samara, qualunque fosse il fardello della terra, tu l'hai rimosso discendendo su questo pianeta e facendo la tua volontà, non la mia. Quante volte Brahma ha incontrato questo? Quante volte Indra ha incontrato <coughs> questa realtà? Si è dovuto scontrare, visto che sono Deva, loro. Hanno un grande potere e a volte combattono duramente Krishna, ma essendo Deva, Sura, se ne accorgono e si abbandonano. Invece gli Asura combattono Krishna e non si arrendono. Questa è l'unica differenza. Ma sono terribili sia i Deva, i Sura che gli Asura. Non c'è un sura, un deva che non abbia combattuto contro Krishna. Non ce n'è uno. Che differenza c'è fra i demoni? Che loro arrivano a capire se abbandonano. Invece la sura combatte fin tanto che il Signore in persona viene e li libera. Sono figli del, del, de, dello stesso padre con due madri, Diti e Aditi. Quindi in noi è sempre presente questo. È detto che in Satya Yuga sono su pianeti diversi, in Treta Yuga sono sullo stesso pianeta, in Vapara Yuga nella stessa casa, in Kali Yuga nella stessa persona. Quindi, noi molte volte con la nostra razionalità di giustizia, di religiosità, combattiamo Dio stesso e non ce ne accorgiamo, pensiamo che questo invece sia amore. Allora, il maestro spirituale molto gentilmente, le scritture devoti vengono e ci dicono: no, Arjuna pensa che quello sia amore. Signore, io mi ritiro sull'Himalaya, sull lasciagli il regno, non ti preoccupare, salviamoli tutti. E il Signore cosa gli dice? Questo non è il mio desiderio. No? E dopo, poi ci vorrebbe tempo per. Voi conoscete la Bhagavad Gita, capite tutto il significato, no? però è questo. Cioè, in quel momento lì, Arjuna, amico intimo di Krishna, giudica Krishna. È diventato, per così dire, assura. Non accetta, ma dopo, grazie al Signore, capisce e accetta. Allora il processo, se noi stiamo sinceramente facendo questo processo, ogni giorno abbiamo queste due diverse nature. Da una parte ci vogliamo abbandonare e dall'altra no. Ma poi, cantando il Santo Nome, pensando al nostro Maestro spirituale, alle sue istruzioni, alle scritture, eh? se siamo sura divini, cioè se il nostro desiderio è divino, allora ci abbandoniamo. Un attimo dopo riprendiamo a combattere Dio, noi non ce ne accorgiamo, no? Con il demone te ne accorgi, perché lui dichiara proprio, non vuole abbandonarsi. Ma non c'è differenza. Pavitra, pavitrova, puro o impuro, no? Allora dobbiamo esserne consapevoli, è per quello che bisogna diventare umili. Perché uno così, che siamo noi, se non siamo umili, come proviamo la nostra sincerità che ogni giorno sbagliamo? Ma il Signore è molto paziente. Perché? Perché è come la mamma che vede il bambino che fa dei capricci. Eh? Ma si arrabbia un pochino quando vede che vorrebbe vederli perdonati in lui, ma non li perdona gli altri, e dice no, e questo no, e allora ti devo, ti devo sculacciare un pochino, capite? E il principio è di una semplicità incredibile, ma noi lo complichiamo con filosofie, con questo, con quell'altro, no? È così semplice, Samprapti pritivite iiba yaccaila bara, avatirna ana ta karila samara. Qualunque fosse il fardello della terra tu l'hai rimosso discendendo su questo pianeta. Viene lui come amico, come amante. Dice vedete è così, è così bello, è così semplice, però dovete accettare il principio non chiamiamolo neanche del, dell'arresa dell'amore. L'amore non può essere per qualcuno e non per qualcun altro, lo capite? Perché quello non è più amore. Non può essere. Cioè, chi ha amore, ha detto che Vrindavana tutti amano l'amore, tutto. Cioè, chi ha amore non può non avere amore. Amar. Eh, immortale eterno questa è la coscienza di krishna essere coscienti solo dell'amore di krishna no c'è anche il diavolo il demone e allora sei già se c'è già la dualità come fa una battaglia tremenda, dove muoiono se, milioni di persone, essere un atto d'amore di Dio. E ce l'ha dimostrato nella Bhagavad Gita. Se il nostro cuore non l'ha ancora accettato, vi invito, perché alcuni pensano, ma io l'ho già letta tante volte la Bhagavad Gita, credetemi, noi non abbiamo letto la Bhagavad Gita. Sapete quante, quante volte, io me lo sono detto e lo sento dire, ma io la Bhagavad Gita voglia. No, fratello, sorella, noi non abbiamo letto. E allora poi andiamo, al, a, andiamo avanti, vogliamo arrivare ai lila intimi del Signore. Ma senza aver compreso questo principio, che sono le, è detto che la Bhagavad Gita sono le basi su cui poggia l'edificio a dodici piani dello Srimad Bhagavatam. E possiamo dire che la cetanea ceritamrita ne è, ne, ne è il chakra sopra, ancora più alta. Se noi non capiamo la Bhagavad Gita, non comprendiamo il principio della Bhagavad Gita, non possiamo comprendere il resto, assolutamente. È un'illusione. Un eh, ce ne saremo resi conto. Dvarakadi vibu tara eita premana amara e bramande Krishna sabara allaghiana. Questa è la prova dell'opulenza di Dvaraka. Tutti i Brahma pensavano: Krishna per il momento è presente, solo nella mia giurisdizione. Krishna saha Dvaraka vai bav haila e katra milane kea koa, Nadekhila. Ognuno di loro poté così percepire l'opulenza di Dvaraka. Benché fossero tutti riuniti là, ognuno poteva vedere soltanto se stesso. Questo è il principio proprio della realtà materiale. Nel Avrindavana tutto è permeato dall'amore puro. Anche le gopi durante la rasalila vedono Krishna che danza solo con loro. Anche durante il festival del Ratayatra i devoti vedono Siceitania che danza solo con loro. Ma questo è un lila immerso nell'amore. I Brahma non sono puri devoti tutti, alcuni sì. Sappiamo che quello del nostro universo ha scritto la Brahma Samhita e quindi viene considerato un puro devoto del Signore e Lui si è manifestato anche come Aridastakur, Ma non sono tutti puri devoti. Noi adesso stiamo cercando di avviarci sulla via della pura devozione, ma io, io non so voi, io non sono un puro devoto. Quindi, cosa succede? Questo succede il principio dell'egoismo, del, del falso ego. Come vi ho detto, ogni giorno ci scontriamo. Da una parte preghiamo il Signore, Signore. Aiutami, si, misericordioso, riportami da te. E dall'altra agiamo esattamente all'opposto, anche se non ce ne accorgiamo piano piano. Più aumenta la fede, sono i passaggi: l'associazione con i devoti, la, la, eh, eh, la pratica spirituale, e eh, togliamo tutto ciò che è inauspicioso si diventa stabile in questo, si sperimenta una certa felicità e questo ci porta a un grande attaccamento, affetto, che ci permette di distaccarci da tutto ciò che è passato, questo ci porta a Bava, alle emozioni trascendentali che ci permettono, ci permettono una relazione d'amore così puro che genera piacere in, in Radha Krishna. E eh, questo è il primo. Ma dobbiamo essere sempre consapevoli. Allora i devoti, vedete, da una parte si definiscono i più bassi dei bassi, perché capiscono com'è difficile, ma dall'altra offrono il più grande amore. Questa è la combinazione perfetta. E Krishna ha voluto far capire a tutti i Brahma per un attimo, perché come noi a volte lo comprendiamo e poi ce lo dimentichiamo e ritorna fuori il falso ego, anche a Brahma, ma per un attimo loro vedono questo. Ognuno di loro poté così percepire, eh? i Brahma. A quattro teste percepiva l'opulenza di Dvarakadama, dove abitava Krishna. E benché fossero presenti Brahma con dieci o, o dieci milioni di teste, molti Shiva, solo il Brahma a quattro teste poteva vederli tutti. Invece gli altri vedevano solo se stessi con Krishna. Vi ricordate quando Sarvabhoma Bhattacharya? E Maras Parudra dall'altro vedono Cetania che danza con tutti, invece ognuno di loro vedeva solo, solo lui vedeva Cetania con lui. Eh? Eh? Erano in tre che vedevano queste cose: Svarup Damodar, Salvabho ehm, Bhattacharya e eh, Maras Parata Gli era data questa misericordia. E qui il Brahma quattro teste, che è quello del nostro universo, che è arrivato lì, è lui che può vedere tutti. Invece tutti gli altri Brahma vedono solo se stessi con il Signore. Quindi solo il Brahma quattro teste poteva vederli tutti, per l'inconcepibile potere, inconcepibile, riflettiamo sempre, innumerevoli, inconcepibili. Non significa 10, 20, 100, innumerevoli, non c'è numero. L'inconcepibile potere di Krishna: gli altri non potevano vedersi, vedersi l'un l'altro. Benché tutti i Brahma e Siva fossero riuniti là, per la potenza di Krishna, non potevano incontrarsi o parlare tra loro individualmente. È il principio de, dell'ego, del, del questo. Tabe Krishna Sarva Brahma Gane Vidaya Dila Dandavat Ana Sabe Nijagare Gela Poi si Cristo congedò tutti i Brahma e loro dopo aver offerto nuovamente gli omaggi tornarono tutti alla propria dimora. Dechi, Chatur Mukha Brahma Aila Chamatkara eh, Quante volte abbiamo visto questo? Chamatkara, stupito. Krishnera Charana Asi Kaila Namakkara dopo essere stato testimone di quell'opulenza il Brahma quattro teste di questo universo era rimasto sconcertato di nuovo si presentò ai piedi di lotte di Krishna e gli offrì i suoi omaggi noi sappiamo che nonostante questo essere sconcertati eh, dopo un po' di tempo fa il birbante di nuovo e, e, e noi siamo così signore ho deciso, mi abbandono totalmente a te. Sono tuo. Fai di me ciò che vuoi. E questo ce lo spiega Cetania. Da una parte noi gli facciamo una carezza e, e, e l'altro dice una parola molto dura. Mi, mi conficcate una lancia nel cuore. Non ce ne accorgiamo. Questo lo dice riguardo di dare tutto l'amore a lui e criticare un suo devoto allora da una parte mi accarezzate e dall'altra mi conficcate una lancia puntita nel cuore dobbiamo essere pazienti dobbiamo essere determinati e dobbiamo essere consapevoli no? quindi la cosa che, che peggio ci sta qui è l'arroganza l'orgoglio perché se uno ha capito che anche le grandi personalità tutti compresi a volte ah signore signore e poi dopo non sono d'accordo no. a questo noi succede mille volte ogni giorno non ce ne accorgiamo perché perché il nostro ego ci fa pensare che abbiamo ragione che è giusto così allora bi, bi, si, si, si salva con l'umiltà eh, signore dice oh maestro rendimi capace di rispettare in modo eh, no è qua eh, 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 dice sacca le samanna carite saccati in modo sì, in, in in, vabbè non mi viene la parola però, in modo giusto adeguato vale a dire a riguardo di ogni personalità tutti in questo modo io potrò cantare il santo nome e a parada a beate tutte le mie offese cesseranno capite perché è, è questo il problema dei problemi perché nell'amore ci sono amore anche se sembra che ci sia un litigio ma è basato sull'amore, non sulla separazione. Non io sono tuo devoto, quello è un demone. Non è così. Perché quella è separazione. Quel demone significa che lo stai separando dal suo Signore. Quella è la, è la freccia appuntita che gli mettiamo nel cuore. Separiamo qualcosa di lui da lui. Eh, ma quello è proprio un è cattivo, è un offensore. Va bene, ma non è mai separato da lui. Brahma balle, purve ami, ienis chaya karilun, tara udarana ami, agi te kailun. Allora Brahma disse, oggi ho verificato personalmente ciò che pensavo della mia conoscenza, ed eccoci qua. Eh? Speriamo di arrivarci ogni tanto. Jananta Eva Janantu, Kim Boutecchia Name Manasa vacio Vai Tava gochara. Gochara. Ci sono persone che dicono, l'abbiamo già letto e lo rileggiamo, questo lo dovremmo leggere ogni giorno. Ci sono persone che dicono, qui non dice devoti, non devoti, pure devoti. Non, eh, ci sono persone che dicono, io so tutto di Krishna. E qui è Brahma, puro devoto, dal quale sono emanati tutti i Veda. Persino pure, eh, pensino pure ciò che vogliono. Per quanto mi riguarda, non desidero parlare molto di questo argomento. Come dice Arjuna quando Cristo si è manifestato alla forma universale, dice, Signore, no, va bene, ma per favore riprendi la tua forma a due braccia. O mio Signore, io mi limito a dire che le tue opulenze sono tutte al di là della portata della mia mente, del mio corpo e delle mie parole. Questo verso si trova nello Srimad Bhagavatam e fu pronunciato da Brahma stesso. E yogana, yogana, ati Krishna disse: Il tuo universo, in particolare, si estende per sei miliardi e mezzo di chilometri e perciò è il più piccolo tra gli universi. <ride> e per questa ragione che hai soltanto quattro teste. Spiegazione: se la Bactisidante Seresvatitakuru uno dei più grandi astrologi del suo tempo, spiega nel Siddhanta Si Romani che questo universo misura, vabbè, qui c'è un numero che non riesco neanche 18712069 000, 000 per 13, questa è la circonferenza del nostro universo. Secondo alcuni, questa è la misura di metà della circonferenza, cioè solo una, eh, il raggio, no? va bene? E, no, metà della circonferenza, scusate, metà del, 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 del cerchio della circonferenza. Con Abramanda sastra Kori, con Lakshakoti, con Nyuktakoti con coti coti. Alcuni universi sono grandi un miliardo di iogene e altri un trilione e altri 10 trilioni o cento trilioni di iogene, così la loro estensione è praticamente illimitata. Una volta osservavo la Terra in confronto a certi pianeti che abbiamo in questo sistema in questo universo, no? E cioè, e partendo cioè già degli astri più vicini a noi, cioè come non so, Giove, Saturno, anche il Sole, ci sono dei pianeti adesso non mi ricordo nomi ci sono dei pianeti, anche il Sole stesso, che è, è, è un granello in confronto a loro. Ma sono tutti contenuti dentro l'universo in un grande spazio vuoto. Capite? Cioè, se noi lo prendiamo dal punto di vista della fisica, delle leggi, ci perdiamo. Perché sono i, i, in una dimensione che per noi è inconcepibile. Mentre di nuovo, per favore, cerchiamo di comprendere nell'aspetto personale dell'amore. Tutto cambia. Yashoda apre la bocca a Krishna e vede tutti gli universi nella sua bocca, ma lei li vede e non li vede. Cioè, noi possiamo scegliere se nostro padre, nostra madre, il nostro amato è un grande ingegnere, un grande scienziato, o è il nostro amato. Uno dice: Sì, però mi, mi devo chiedere: ma com'è possibile tutto questo? Capite, e, e prima ve l'ho detto, Arjuna. Anche lui, una volta che ha capito che diventa devoto e vede la manifestazione universale, la viratrupa manifestata da, da Krishna stesso, gli dice: Va bene, bra <ride> signore, va bene, però per favore, tu sei il mio amico, ritorna il mio amico. Questo è ciò che ci ha insegnato C'è Io voglio sapere, voglio sapere. Buona fortuna. Perché l'esistenza, per favore, per un attimo, considerate questo principio. L'ho sentito e ve lo ripeto, e anche ci medito spesso. Cioè, come la, la, la famosa poesia di Ungare, mi illumino di d'immenso. L'esistenza per essere tale, la vita per essere tale, non può altro che essere illimitata, perché se fosse limitata non sarebbe vita. Eh, questo già i presocratici lo dicevano e Parmenide faceva un'affermazione, ciò che è non può non essere, e se è è illimitato. Questo è Dio. Noi non siamo Dio, quindi se cerchiamo di capire Dio ci perdiamo, perché Dio, qui Brahma l'ha appena spiegato, è incomprensibile. Ma l'amore personale invece è perfettamente comprensibile perché lui si rende a desiderio di relazionare con noi. Noi purtroppo costantemente ogni giorno mescoliamo le due cose. Vogliamo una razionalità di giustizia e allo stesso tempo vorremmo che, che, che il Signore fosse gentile e ci accettasse con noi. Ma le due cose non sono accessibili. Quando Arjuna lo capisce, si abbandona e è finito. Entra nell'amore. Ed è quello che stiamo cercando di fare noi. Allora non pretendiamo la giustizia da una parte senza mettere al di sopra di tutto l'amore, perché altrimenti noi stessi ci poniamo sotto le leggi de, di Dio. Noi stessi. E allora lì le leggi sono intransigenti. Con Abramanda Satakoti, con Alasati Koti, alcuni universi sono grandi. Vabbè, l'abbiamo già letto. Uno yogana corrisponde a 13 km, Per quello che tutta quella cifra lì era poi per 13. E uno è una misura eh, vedica che significa 13 km come il miglio, per esempio, è diverso dal chilometro. Quindi qual è la. noi, noi riten... eh, accettiamo, eh, come nella divisione del tempo ci sono i danda e eh, eh, Kala, così noi accettiamo la misura vedica che è quella che deriva direttamente da Brahma, il creatore. Il numero delle teste di Brahma varia in proporzione alle dimensioni dell'universo. In questo modo io mantengo innumerevoli universi o Bramanda. Brahmaanda, eh? sempre da Brahma. Eka Pada, Vibuti, Yara, Nai, Parimana. Tripada, Vibuti, raka Keba, Kare, Parimana. Nessuno può misurare le, le dimensioni di un quarto della mia energia. Chi potrebbe dunque misurare? i tre quarti che sono manifestati nel mondo spirituale <coughs> capite? Dobbiamo deciderci una volta per tutte da che parte stare vedere Dio nella sua parte di origine di tutto o nel nel, 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 nel fatto che lui è l'amore la, personificato <coughs> Un bambino che non so chiedesse a, a Ford, adesso, eh? non so se c'è ancora, vabbè, un grande a, 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 al proprietario di Amazon. Eh? Quante cose hai, papà? Quante cose ha Amazon adesso è uno dei, dei, dei big del, del pianeta, forse il più big, non so se ce n'è qualche di altro più o meno, ci sono alcuni. Non può contare. Quanti magazzini ha in tutto il mondo? Eh? Ogni giorno milioni di persone ordinano. Mi, 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 mi dai i tuoi conti giornalieri? Quanti ragionieri, quanti, quante persone fanno i conteggi dei suoi business ogni giorno? È impossibile. Solo un pazzo si metterebbe lì a dire è importante sapere cosa questo. Ed eccoci qua. Noi vogliamo sempre capire cosa capire. E questo è Amazon in un piccolo pianeta. Capite? E noi ci riteniamo intelligenti. Perché, perché facciamo questi conti? Questo invece è ignoranza. Ignoranza non offensivo, ignorare la realtà. Allora, al figlio del, 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 del proprietario dell'Amazon non gli interessa un fico secco, se è piccolino, lui gli interessa che suo padre lo prenda in braccio e giochi con lui. È tutto qua. Allora cosa vuoi da Dio? Eh? Noi tante volte diciamo io voglio l'amore. No, noi vogliamo l'amore, però vogliamo anche la giustizia, vogliamo questo, vogliamo quell'altro, vogliamo quell'altro. Allora automaticamente siamo noi che ci tiriamo dentro. Questa è la fede, la fede pura, no? che è la Bhakti. Simati Radharani non si fa queste domande. Simati Radharani non, 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 non è che è interessata quante mucche a Krishna. Lei vuole soddisfarlo. Eh? C'è un bellissimo verso. Um, um, Kun kanchanabja garbo ari goraba pitanancitabja ganda kirtin indi sorabo. Quello che volevo dire, Balahisha sunu sarva vančitartha sadhika, maya matma, padapatma, dasya dastu E questa è la prima strofa del, del radhastaka di Krishna das vira Goswami, lo stesso autore della cetana ceritana. Dice, Balahisha sunu sarva. Lei soddisfa sunu, sunu eh, sarva, scusate. Tutti i desideri di chi? Di uno, il figlio del re dei pastori. Questo è l'amore. Lei non gli chiede ogni giorno, oh, le tue mucche, quante mucche hai? Ne sono aumentate, sono diminuite. Fai abbastanza soldi e poi, casomai, abbiamo bisogno di soldi per fare questo. Non è... Non, rada, non, non l'ho mai sentita parlare di queste cose. Uno dice, ma in questo mondo, certo, dai a Cesare quel che è di Cesare, ma dai a Dio quel che è di Dio. Non mescolare le due cose. Signore, perché a me? Ti ho sempre servito, perché adesso tutto questo? Quello è un business cioè dobbiamo accettarlo a un certo punto, no? Cioè se noi comprendiamo che è tutto amore, anche quello ci conduce all'amore. Per Arjuna è difficilissimo accettarlo, ma poi lo accetta. No? Allora anche noi piano piano dobbiamo entrare e allora tutto sarà di una dolcezza incredibile, non ci crediamo. No, no, se io perdo il controllo della situazione Chissà questo birbante quante me ne combina. Devo tenere io sotto controllo. Eh? Lo devo pregare in modo mio, gli devo chiedere io le cose che sono giuste. Capite? Eccoci qua. Questo è il condizionamento. Questo è il principio assurico. Che non è offensivo. Non pensate che oh, sono un assurdo. No. Assurico significa che non si abbandona. Che vuole fare Lui. Ma invece noi desideriamo diventare coscienti di Krishna, coscienti che l'amore pervada ogni cosa. Quello significa Yasmaret Pundarik Aksam ed è una rivelazione. Ma io pensavo che Yasmaret eh, ricordare Krishna era, non so, vedo la, la fotografia sul libro, me lo guardo, lo penso a Lui. No, eh, questo è l'inizio dell'inizio 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 dell'inizio. Dell Ricordare Cristo significa essere abbandonati a Lui. Perché solo se sei abbandonato Lui ti appare nella sua realtà. Se non sei abbandonato tu lo proietti nella tua visione. E quello non è più Lui. Va bene, ci fermiamo qui. Vedete quest, quest, che, che, che gioielli che sono questi libri, con storie che sembra che non c'entrano niente. Ci portano a comprendere il principio che noi dobbiamo acquisire. Cioè siamo noi i protagonisti di questo libro. Siamo noi che dobbiamo cogliere il messaggio d'amore del Signore. Non è una, 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 una pagina che soddisfano la nostra curiosità, il nostro sapere, desiderio di sapere. Non è mica così. Sono amore puro nei nostri confronti per sciogliere questi legami, questi nodi del cuore. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione che permette tutto questo ogni giorno. È un miracolo. E buona giornata, ci risentiamo domani. Speriamo questa sera di poter leggere insieme, di continuare la lettura del, del Briad Bhagavatamrita di Salatana Goswami. Ravi Ravi, buona giornata.